Tra qualche minuto seguirà la mia intervista al consigliere regionale Renato Perrini, ma devo fare una premessa, è doveroso da parte mia. Negli ultimi tempi abbiamo avuto con Renato Perrini degli scontri verbali dialettici. Poi ho avuto modo di conoscere Renato Perrini come persona, prima ancora che come politico. E ho capito che ha un carattere molto schietto, molto diretto, e questa caratteristica di, come si suol dire, non mandare a dire le cose, ma dirle in faccia, sbatterle in faccia, può creare delle frizioni, come è capitato con il sottoscritto. Ma poi abbiamo avuto modo di capirci, ho avuto modo di conoscerlo. È una persona impegnata molto nella sua attività istituzionale, politico-istituzionale, e va correndo da una parte all'altra. Allora, se magari con me era capitato che l'appuntamento non è riuscito a mantenerlo, beh, è un qualcosa di perdonabile, considerando che era impegnato in cose ben più importanti. Ecco, diciamo che forse i rapporti umani nascono dagli scontri, tra virgolette, e questo è capitato a me e a Renato Perrini. Sono contento di aver trovato una persona diretta, schietta, una persona genuina. Ce ne vogliono così di persone in consiglio regionale. Non ho alcun interesse a difendere Perrini o a incensarlo o ad esaltarlo, ma era un atto doveroso da parte mia, perché io c'ho il mio caratterino, Perrini c'è il suo, e quindi così questi poli, come dire, uguali si sono scontrati. Ma lo scontro è servito a conoscere una bella persona, davvero. Sono le 6:40 di venerdì 20 luglio 2018 e ho dovuto fare i salti mortali per incontrare Renato Perrini. Perrini, con tutto il rispetto per lei, ma io, a me piace incontrare, confrontarmi con i vari consiglieri regionali, bene o male con gli altri è stato facile incontrare, con lei ho dovuto veramente ingegnarmi e abbiamo concordato questo appuntamento all'alba, quasi come carbonari. Insomma, Perrini, intanto io, se devo incontrare altri consiglieri, già altri soggetti, molto spesso li trovo agli incontri istituzionali, ai tavole rotonde, sagre. Con lei invece dobbiamo stare qui sulla strada per statte, correndo e scappando, con la macchina in doppia fila, con l'operatore che se non sta attento viene travolto da qualche camion. Io le cose le devo dire, Perrini. Vabbè, ognuno fa come ritiene più opportuno. Cioè, la mia attività politica è quella di stare più nella strada. Stamattina ho detto di venire qua perché avevo degli incontri con alcuni operai dell'indotto, dell'Ilva, e ti ho detto vieni qua perché la mia forza è questa, il mio modo di fare politica è stare qua a fare gli operai, stare negli ospedali, andare a controllare i pronto soccorso. Gli altri, se decidono di andare a tavolo rotondo, le sagre, è un problema loro. Sicuramente anche là fanno il loro, diciamo, lavoro. E allora, Perrini, sfruttiamo questo po' di tempo, questi 10 minuti che abbiamo, visto che trovarla è un'impresa. Molte volte Papa Bergoglio, se gli scrivi o gli telefoni, risponde. Con Perrini è un po' più difficile. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Già è tanto che ci siamo visti. E allora, intanto, quello che sta succedendo in Italia e i riverberi a Taranto, io non ci capisco più niente, perché la questione Ilva... Di Maio sembra quasi politicamente schizofrenico, prima dice una cosa, poi un'altra, i 5 Stelle che dovevano chiudere l'Ilva, poi parlano di chiusura programmata delle fonti inquinanti, di riconversione, poi cambiano idea e dicono ambientalizzare, poi con Mittal, Di Maio incontra Mittal e...
sembra che si siano trovati dei punti comuni, poi non lo soddisfa più quel piano. Il ministro Costa dei 5 Stelle prima riconosce il piano ambientale del governo di centrosinistra, del governo Renzi-Gentiloni, poi non va più bene. Ora Jindal, ma l'opzione forse per Jindal, la decarbonizzazione. Ma io sinceramente, Perini, quando penso ai 5 Stelle mi viene il mal di testa. No, io non voglio parlare dei 5 Stelle, voglio parlare che sono molto preoccupato per quello che sta succedendo sull'Ilva, perché quello che sta succedendo adesso è una situazione che secondo me viene molto ma molto da lontano, perché io sono stato uno dei primi che quando c'è stata la gara Jindal-Mittal, studiandomi, perché le cose si studiano prima, non si studiano dopo, perché io ancora oggi sento dire che mi devo studiare le 33.000 pagine. 23.000. 23.000. Cioè praticamente Di Maio ogni sera si studia 300 pagine, la sera si mette sul letto e studia 300 pagine. Una cosa che dico, che quando io sto in opposizione in consiglio regionale, quando io devo votare una cosa contro Emiliano, io le carte me le studio durante, prima di andare a votare. Credo che se lui ha votato contro i decreti, ha votato contro quel periodo che loro stavano in opposizione, contro i decreti dell'Ilva e allora Renzi, bene, vuol dire che le carte se le sono lette, voglio dire. Io quello che là c'è stato un problema, io ho fatto la mia battaglia su Jindal perché io le carte me le sono lette, vedevo che il piano ambientale, quello più idoneo per la nostra città era quello di Jindal. Sul discorso diciamo economico, giustamente loro hanno tenuto conto dell'offerta economica, quella di Mittal era quella più vantaggiosa, che in quel momento serviva alle casse dell'Italia, dello Stato, e hanno tenuto conto di questo, di Mittal, del rialzo economico. Mi sembra la differenza era di 600 milioni di euro. Perini, ma sembra ora che ci sia un amore sotterraneo politico tra Di Maio e il governatore Emiliano, perché Emiliano ha imbeccato Di Maio e ha detto: guarda che quella gara per l'attribuzione dell'Ilva a Mittal c'è qualcosa di viziato, guarda che qualcosa Calenda ha fatto qualcosa di strano. E Di Maio, che è abbastanza acerbo e crudo, ha colto questo assist di Emiliano. Poi bisogna capire Emiliano a che gioco gioca, perché si fa vedere amico dei Tarantini ma per le sue scalate politiche. Emiliano, cioè il problema non è il discorso Ilva o 5 Stelle, il problema di Emiliano è Calenda, è tutta una guerra all'interno del PD, di scalata al PD, non c'è niente di qua di Taranto o dell'Ilva. Lui ha voluto prendere questa problematica per diventare, diciamo, il 5 Stelle, tra virgolette, del PD. Quello è il suo sogno, sì. L'accordo col 5 Perché Stelle. Poi io a Emiliano gli ho detto: scusa, io faccio una domanda. Da una parte vuoi qua rigassificare, togli il carbone e andare a gas. Giù a Lecce non vuole far arrivare la TAP. Allora si deve mettere d'accordo, perché se vuole portare il gas qua, come le portiamo il gas? Con le bombe delle nostre mamme? Serve il rigassificatore che arriva anche il gas fino a qua. Ecco perché lui va da dietro alla notizia, va da dietro allo scoop, va da dietro al populismo per cercare di prendere consenso, ma credo che la gente lo sta conoscendo molto bene. A me fa rabbia, Perini, vedere che in questa città si pensa ai propri comodi, al proprio utile politico, sulla pelle dei cittadini. È una città divisa, nel PD le lotte interne, Emiliano che deve fare la scalata ai vertici del PD e specula su Taranto. Poi vediamo tante divisioni, abbiamo assistito, no, a quel botta e risposta tra il commissario per le bonifiche, la Vera Corbelli, e la dirigente Barbara Valenzano. Insomma, qui, come dire, siamo l'un contro l'altro armato. Ma la cosa strana è proprio questa qua, c'è stato un periodo... La mano destra non sa quello che fa la sinistra e si colpiscono a vicenda. Fino a due mesi fa a Roma c'era il centro-sinistra, a Bari c'era il centro-sinistra, a Taranto c'era il centro-sinistra. E queste tre forze non si parlavano, cioè noi abbiamo l'esempio della Corbelli, che è la commissaria per le bonifiche a Taranto. Se io non facevo le audizioni, che non chiedevo un incontro a Bari per capire lo stato dei luoghi, come sta la situazione, che interventi stiamo facendo, come sta la situazione Cemerat, qua stiamo nella zona di Stato. Ne parliamo.
siamo nella zona di Stato e sappiamo di Cemeran, non ci sappiamo di Malpico, cioè se io non facevo quel giorno quell'audizione la regione non parlava con la Corbelle. Eppure credo io da oppositore, quando si parla di Taranto, si parla di problemi seri, io non vedo il colore politico, cerco di ragionare e cerco di far capire che insieme si può arrivare al risultato. Cioè se uno addirittura all'interno dello stesso schieramento politico, invece di cercare di risolvere i problemi, ci si fa anche la guerra là dentro, a questo punto credo che la città è stata abbandonata. Lei ha fatto riferimento alla Cemerad, qui stiamo parlando di una bomba ecologica, dei resti di Chernobyl, una situazione che era stata, non so se per negligenza o per altre ragioni, sottaciuta, non presa in considerazione. Stiamo parlando di una bomba ecologica. È una bomba ecologica che è stata una delle mie prime cose che ho chiesto appena sono diventato consigliere regionale, di cominciare a prendere questi fusti radioattivi presenti nella nostra città, nella nostra, che stanno qua a 50 metri da dove stiamo noi, e cominciare a togliere da qua. Perché c'è stato un grande lavoro da me, insieme alla mia commissione, dove io faccio parte, cercare di sollecitare la Corbelle. Io credo che già una gran parte sono stati portati via. E i 5 Stelle ambientalisti, quelli che parlano tanto di discariche, tipo Vianello e gli altri, dove stavano? Scusa, io di 5 Stelle non parlo. Però loro si fanno i moralisti. Non mi interessa, loro ognuno, io dico, ognuno deve dare conto alla sua coscienza. Cioè è facile parlare sui social o attaccare, poi come già sto vedendo, direttore, poi quando cominciano a scendere in campo, a toccare i problemi, stare insieme negli ospedali, a parlare con gli operai, parlare con gli imprenditori, io credo che anche loro stanno cominciando a rivedersi su alcune situazioni che prima ragionavano al contrario. Perrini, io sono riuscito a incontrarla, i 5 Stelle, i parlamentari 5 Stelle, non puoi intervistarli, è più facile, ripeto, chiedere un'intervista a Papa Bergoglio, forse Lottini, piuttosto che con loro. Parliamo di parlamentari che sono stati eletti a Taranto, ne abbiamo 5, 4 deputati e un senatore, scappano, poi c'è una sua illustre concittadina, l'onorevole Ermellino, che dice ma l'aeroporto di Grottaglie, se lo aprissimo ai voli civili sarebbe un danno, un rischio per l'economia barese e brindisina. Cioè noi tarantini dobbiamo preoccuparci che non ci siano danni per le economie di altre città della regione Puglia. Cioè io non so se c'è, davanti a questa affermazione, lei l'avrà sentita, avrà visto il video, non so se c'è da ridere o da piangere. Diretto, io non giudico, lei mi conosce molto bene, se lei mi sta intervistando a me lei deve parlare di me, sì, non voglio parlare degli altri perché ognuno deve dare conto alla sua coscienza. Io credo che gran parte dei 5 Stelle facevano un altro tipo di lavori e non sono stati spettanti di quelle nelle strade a contatto. Però i cittadini sono stati ingannati, le associazioni ambientaliste ufficialmente hanno votato 5 Stelle, ora il piano Taranto, un gruppo di una decina di associazioni che hanno votato i 5 Stelle, ora stanno dicendo ci sentiamo presi per i fondelli dai 5 Stelle. E la verità prima o poi viene a galla. Se io devo continuare l'intervista, dobbiamo parlare di me. Eh sì, però i fatti si intersecano molte volte. Ripeto di nuovo, sicuramente in tante cose loro si stanno cominciando a rivedersi, perché sicuramente non abituati a stare fra la gente, nell'Ilva, perché io là dentro ci ho lavorato 5 anni, conosco ogni punto, io sarei il primo a dire che l'Ilva deve chiudere, là dentro voglio un acquapark, però io che ho lavorato mi rendo conto di quanta gente lavora là dentro, quanti imprenditori lavorano nel territorio là dentro, e ho una mia idea che me la sono fatta sul campo. Forse i 5 Stelle fino a poco tempo fa stavano forse sui social, in altri ambienti, adesso stanno cominciando a capire la realtà dei fatti, ecco perché io non voglio entrare a parlare. Parliamo di cose serie allora, questione sanità. E la situazione delle varie strutture di pronto soccorso, questa situazione è incredibile. Chiusura del pronto soccorso del Moscati, di Grottaglie, chiusura dei punti di primo intervento,
c'è il pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto, che è diventata una bolgia, letteralmente esplode. Le posso dire che ci sono casi di gente, e lei lo sa meglio di me perché gira negli ospedali, nelle strutture, 8-9 ore di attesa al pronto soccorso. Cioè, se io mi spezzo una gamba, cado dal marciapiede e mi spezzo una gamba, io aspetto 8-9 ore lì, e dimostratemi il contrario. Purtroppo è così. Io appena lascio lì devo andare a Santissima Annunziata a vedere dei casi che ci sono là. Due persone che stanno dalle 4 di stanotte. Allora voglio dire, c'è un problema, perché chiudendo il Moscati, che era per me strategicamente quello più importante, anche più importante del Santissimo Annunziato e di Martina Franca, si è creato un caos totale in due ospedali importanti della provincia di Taranto: Santissimo Annunziato da una parte e Martina Franca dell'altra. Perché se andiamo anche a Martina Franca, ci rendiamo conto, in una sala di 3x3, almeno a Taranto, Santissimo Annunziato, la sala è fatta di sì per sì, 3x3, ogni giorno ci sono almeno 15-20 persone ad aspettare il turno, perché partono da Paolo VI, da Stat, da Crispiano, da Montemeso, tutti questi paesi che prima andavano al Moscati. La stessa cosa di Taranto, prima tanti andavano al Moscati, adesso vanno a Santissimo Annunziato. La chiusura del Moscati ha portato a questo caos. Perché certe volte, quando si fanno le chiusure... Ma Emiliano non pensa a queste cose, Emiliano è onnisciente, può pensare lui di risolvere tutti i problemi della sanità, e ha avuto l'ardire di non nominare neanche un assessore alla sanità. Metti un tecnico e ti rendi conto delle difficoltà che ci sono. Ma io proprio questo, Emiliano, dico spesso, invece di andarsi a mettere in situazioni... È presente ovunque, se lei fa la festa di compleanno di suo figlio e invita Emiliano, Emiliano viene. Emiliano è presente nelle cose dove non deve essere presente, cioè nelle cose che interessano a lui, cioè a noi, che noi ci dobbiamo occupare come consigliere regionale, che io mi occupo, che è la sanità, lui non è presente. Perché spesso gli ho detto, quando uno deve fare una chiusura si deve rendere conto cosa sta chiudendo, non che i tecnici baresi vengono sul territorio di Taranto, fanno lo scherzo e bisogna chiudere quello. Io insieme a altri consiglieri regionali ho iniziato da solo nel 2015 per il Moscati, ho avuto poi il piacere che sono stato anche da avvicinato e mi stanno aiutando altri consiglieri di maggioranza, la verità, perché bisogna dire le verità, perché non c'è, quando si parla di sanità, caro direttore, non c'è il colore politico. E invito anche gli altri consiglieri regionali che su questa battaglia del pronto soccorso del Moscati si mettono al mio fianco, perché è una cosa così diciamo brutta da tenere un ospedale, che guardate anche il parcheggio che c'è per arrivare al Moscato, direttore, se uno da qua deve andare al Santissimo Annunziato, che è molto più vicino, ci impiega mezz'ora, per arrivare là ci vogliono 10 minuti e si trova subito il parcheggio. Voglio dire, io credo che questa situazione, lui, il caro Emiliano, con i tecnici deve venire sul territorio e si deve rendere conto con gli occhi. Io le ho invitato, oltre così lo invita a pranzo, perché viene là, e così lo invita ad andare al Moscato e si rende conto la situazione del Moscato, di Martina Franca e del Santissimo Annunziato. Perrini, concludiamo la nostra chiacchierata parlando un po' di politica. Nuovi scenari, un'alleanza giallo-verde alla guida del paese, Movimento 5 Stelle e Lega, un centrodestra da ridisegnare, da ricostruire. Sì, è da ricostruire, perché c'è una situazione un po' strana che sta succedendo anche per le ultime elezioni governative. Siamo in attesa, io parlo del mio gruppo di Fitto, di vedere a settembre quali saranno le scelte, ma credo che è un momento un po' particolare. Io sono contro i populismi, ve lo devo dire, sono contro ad aizzare le piazze, perché non serve a niente, perché tu prendi un consenso momentaneo, ma poi devi lasciare, io voglio lasciare qualcosa ai miei figli e ai miei nipoti, e lasciare qualcosa significa di stare in progetti concreti e seri. Bene, Perrini, abbiamo fatto una bella chiacchierata, sono quasi le 7 del mattino, ci vediamo alle 5 verso settembre alle 5, magari facciamo, mi farà diventare come Gigi Marzullo, no? Quello notte dintorni, non so come si chiama. Tanti auguri. Grazie. E buon lavoro. Grazie.